Eccolo, eccolo qua. Dal primo viaggio porto la felicità, il sentirsi bene, l'aver aiutato il prossimo. È quello che mi ha spinto inizialmente a partire, a intraprendere il primo viaggio a Siret, in Romania. Mi aspetto di sentirmi ancora più ricco al rientro da questo viaggio. Diciamo che mi sento anche fiero di essere stato un precursore di queste staffette, chiamiamole, perché il numero delle società che hanno poi aderito grazie alla Lega Pallavolo sono molte. In 3-4 giorni siamo riusciti a ottenere il risultato almeno per la partenza. Abbiamo coinvolto gli sponsor, come hai detto tu. Uno è qua alla guida, è il mio copilota, pilota. Fino adesso ho guidato più lui di quanto ho guidato io. Mi darà la parte più impegnativa, che è stanotte al ritorno. Tutta la popolazione di Casamaggiore che si è resa partecipe di un po' di solidarietà in confronti di un popolo che sta subendo veramente tanto. I bambini hanno disegnato quei disegni che vedete sul cruscotto, che abbiamo messo appositamente sul cruscotto dei nostri due pulmini, e che daremo a qualche bambino che verrà su con noi al ritorno, oppure che rimarrà là, ma è un segno di collaborazione e di entusiasmo e di speranza, soprattutto che le scuole di Casamaggiore donano ai bambini ucraini. È stato molto semplice accettare. Appunto, stamattina mi sentivo al telefono con un mio collaboratore e mi chiedeva le impressioni che ne avevo tratto e gli dicevo che appunto mi sentivo molto più felice oggi, nonostante il viaggio, il guidare, che non ieri in ufficio in mezzo al quotidiano che ci sommerge, che in realtà a volte tendiamo a ingigantire per importanza e ci lasciamo sfuggire invece le cose che forse hanno un significato migliore, ecco. La destinazione sulla sinistra. Destinazione raggiunta. Come stai? Bene, per quanto è possibile. Da quando è che Un po' siete qua? costato. Bellissima iniziativa, fiero di farne parte, contento di essere ritornato. Vedere questo convoglio di pulmini bianchi, tanta emozione. Rispetto per la Lega Volley, ragazzi. Anche se stancante, ne vale la pena perché l'obiettivo,
sarà quello di fare qualcosa di... il minimo che possiamo fare è darci disponibili. Quindi siamo contenti di questa avventura e speriamo di portare a casa più persone possibili per dare loro la possibilità di distrarsi un po' prima di poter tornare, sperando presto, nella loro terra. È veramente una grande soddisfazione aver partecipato a questa spedizione, aver visto come le società hanno risposto, come anche i territori delle società hanno risposto. È un'esperienza che mi porterò dentro, sicuramente è una delle più belle che mi ha dato, che ho avuto dedicandomi a questo sport. Siamo riusciti a fare qualcosa di veramente straordinario, la testimonianza ce l'ho dietro le spalle e ce l'ho per tutti i chilometri che abbiamo percorso insieme a questo gruppo fantastico di persone. Ce ne sono altre che non sono venute con noi ma che hanno comunque partecipato a questa attività, quindi oggi siamo entrati in contatto con il primo gruppo di ragazze, questa sera probabilmente entreremo in contatto col secondo. È sicuramente un viaggio duro, no? Ma non da un punto di vista, ecco, della fatica, ma per quello che insomma abbiamo visto e stiamo vedendo. Oggi qualche lacrimuccia su alcuni volti delle ragazzine scivolava perché stavano lasciando casa e comunque insomma i loro affetti, e pertanto mi rendo conto. Non abbiamo fatto chissà cosa, però credetemi, questa cosa ci riempie davvero di gioia. Essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò. But I really miss St. Paul. Put my feet down on the black. La carovana di LWF for Ukraine farà ritorno adesso in Italia, dove tutte le persone alla ricerca appunto di un momento di tranquillità potranno trovare una nuova casa fin tanto che non sarà cessata l'emergenza in Ucraina. Mi perderò altrove, non passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove. Senza messaggi e senza le mail mi cercherai, ovunque io sia mi troverai e mi porterai via. Mi perderò altrove, non passo dalla città, chissà dove. So what do you want to do now? I want to play volleyball in Italy. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò altrove, passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi, senza le mail mi cercherai, ovunque io sia mi troverai e mi porterai via. Mi perderò altrove, passo dalla città, chissà dove.